Questo è l'antipasto per preparare poi il pasto più importante, che è quello che facciamo domani. Fino a domani faremo 1,5 ore, 2 ore di esercitazione basate tutte sull'apprendimento del salto in lungo, vedrete quante cose faremo per apprenderlo, e soprattutto su non l'apprendimento del salto critico, perché domani non vi insegnerò il salto critico, perché alla fine sapete fare tutto il salto, ma vi insegnerò il balzo e le combinazioni di balzi che vi portano poi, che vi porteranno poi le stringhe, per esempio, il salto critico, senza nessun tipo di difficoltà, tentandovi di ripetere il gesto e non pensare di poter saltare le sette cose. Perché quello che è importante per un istruttore è quello di riuscire a far vedere correttamente un determinato gesto. Che poi nel momento in cui si ha un allievo che si deve insegnare a questo allievo questi gesti tecnici, è chiaro che dobbiamo anche essere in grado, perché conoscere teoricamente la materia, anche dobbiamo essere anche in grado di provare almeno a far vedere come questo gesto viene espresso da un punto di vista motorico. Questo è molto molto importante. Non possiamo pensare nell'atletica leggera di insegnare stando seduto. Non è possibile. Da noi ci sono gli allenatori, ci sono dei mister e dei coach. Quindi i tecnici di atletica leggera quando stanno in campo non stanno con la cravatta, stanno con la tuta e per forza di cose devono spesso volentieri vedere quello che andiamo a fare. Allora, iniziamo con la nostra specialità, salti in estensione. Capirete che poi, fanno scienze motorie, tutti quanti lo sanno che ci sono anche salti in elevazione, noi qui non tratteremo dell'asta, tratteremo del salto in alto e ne parleremo con il professor Scipione. Io vi parlerò del lungo e del cammino. Due discipline simili, se vogliamo, perché sono in estensione, ma per certi versi molto diversi. Perché il salto in lungo è un salto naturale, semplice, innato nell'uomo, fin dalla sua comparsa sulla terra. Il salto triplo. Il salto triplo uno forse se lo azzoppava, quando veniva azzoppato provava a correre con una gamba sola, solo in circostanze particolari. Il salto triplo, a differenza del salto in lungo, non è un salto naturale, anzi, è un salto molto artificioso. E appunto per questo, come se vogliamo, il salto con l'asta va interpretato in modo diverso e va affrontato in modo diverso. Comunque, per quanto riguarda la struttura del salto, la divisione rincorsa, stacco, volo e chiusura è uguale sia nel lungo che nel triplo, che nell'alto che nel mezzo. Poi naturalmente i gesti tecnici sono diversi. Per quanto riguarda le nostre specialità, le fasi del salto che io vi ho detto, poi da un punto di vista tecnico vengono visualizzate in questo modo. Abbiamo la rincorsa, abbiamo il take-off, lo stacco, abbiamo la fase di volo del salto in lungo, le fasi di volo del salto triplo, attenzione, denominate hop, step, jump, quindi ci sono tre fasi di volo, dove nella fase hop, che significa balzo successivo, guardate, si stacca con un piede e si atterra con lo stesso piede. Nella fase step si atterra con lo stesso piede di stacco e si passa all'altro piede, e nella fase jump si stacca appunto con l'altro piede e si chiude. Quindi se noi dobbiamo ritmicamente distinguere il salto triplo o qualificare il salto triplo, lo qualifichiamo in staccato di destra, destro, destro, sinistro, o sinistro, sinistro, destro. Se noi facessimo tre balzi alternati faremo destro, sinistro, destro. Invece è destro, destro. Ed è la cosa che rende il salto triplo, tra virgolette, particolarmente difficile. Perché per fare destro, destro a velocità elevate, si parla di sopra 10 metri e 50 al secondo di velocità d'entrata per atleti evoluti, poi capite che quando si compie un balzo di 6,20 m, 6,30 m, 6,40 m e si riparte, si crea i presupposti per fare un balzo, secondo balzo che arriva sopra i 5,5 m, anche vicino ai 6 m, per fare poi l'ultimo balzo che
anche sovrastimenti, parlo di atleti evoluti naturalmente, si arrivano ad avere delle forze di impatto, quindi nella fase centrica di contatto, quindi dopo l'otto, quindi non all'ostacolo, quando si atterra, di 12.000 newton, una tonnellata e 200 kg nella fase di impatto a terra dell'atleta. L'atleta con questo carico deve ammortizzare, come vedete naturalmente che questo carico lo ha per una frazione di secondo, e deve poi creare i presupposti per fare uno step e un jump elevato. E tanto più aumenta il carico, quanto più la parabola è alta, che noi abbiamo la forza di gravità di 9,81 metri al secondo. Se io faccio questo non succede nulla, se faccio questo devo cominciare a metterci un po' di forza, se mi butto da lì sopra mi schianto tutte e due le cerchie. Perché? Perché la forza di gravità mi fa aumentare il peso. Quando arrivo a terra io non peso più 75 kg, ma se scendo da un metro quanto ne peso? 750. Cioè che ne pensate? Quindi vi rendete conto del carico che riusciamo a sopportare? Ci dobbiamo dedicare di importanti, il nostro organismo sopporta carichi molto alti. Quando scendiamo da due metri è il doppio. Quando scendiamo da 2 metri, ragazzi, quando arriviamo a terra lo ammortizziamo bene, quindi attutiamo il carico, se ci arriviamo con una stiffness importante ci facciamo male. E quando il saltatore salta non può piegare le ginocchia ad ammortizzare, altrimenti è inficiente il risultato, quindi deve arrivare con una buona stiffness per poi ripartire. E quindi questi sono i carichi che si vanno a creare quando si entra a velocità così elevata, ma vi assicuro che un giorno ammortizza carico di 500-600 senza nessun tipo di problema. Perché riesce a fare questo problema? Perché è forte? O perché è? Perché ci sono delle condizioni tecniche particolari che ci portano a fare determinati gesti con carichi elevati senza aver fatto. E perciò noi dobbiamo stare qui, ci facciamo una bella chiacchierata per imparare come si sa. Detto questo,